Ho il piacere di darvi il benvenuto qua a questo workshop Torino qui domani. È una modalità di lavoro molto aperta, molto anche sperimentale per Torino Internazionale. Torino qui domani. Il minor problema del traffico italiano. Condivisione dei saperi e delle conoscenze. Condivisione. Venezia alla città. Credo che il tema della giornata è i cittadini come risorsa. La Torino di domani mi piacerebbe che fosse una città in cui si riesce a parlare fra chi ha il compito istituzionale di decidere e chi vive in città. La nuova visione è la conseguenza di una nuova classe dirigente. Almeno io ci tengo che visto che è uscita nuova classe dirigente, che non vuol dire giovani, vuol dire nuove. Strategie non si possono fare se non si fa prima uno scenario. Siamo uno sforzo di sintesi perché abbiamo poco spazio, abbiamo soltanto un quadretto che è poco più di 5x5 cm sui post-it adesivi, quindi scegliere le parole giuste e scriverle con il pennarello, così se ne scrivono poche, si scrivono in modo chiaro, e quindi ognuno a livello personale potrà dire o scrivere la sua. Qualcuno parla di riprogettazione delle periferie. E che le periferie diventino nel prossimo futuro dei veri centri cittadini. Bisogna capire cosa si intende per periferia, se è la periferia di Torino, se è la periferia della grande città. Nel lavoro che abbiamo fatto ho anche sottolineato la qualità della vita e in particolare delle donne che lavorano e che hanno figli. La qualità della vita a me sembra uno slogan. Sostanzialmente attrarre delle aziende a Torino. Se vogliamo investitori stranieri nella nostra città, questi possono arrivare solo di fronte a una città sicura. L'immigrazione come un'opportunità e non soltanto come un problema a cui dare soluzioni specifiche. È città dell'uomo. dell'uomo civis, dell'uomo, dell'animale politico. La città che immagino per il futuro è una città a misura d'uomo. Polis. Della vera internazionalità significa essere internazionale, cioè produrre dei processi che hanno un carattere internazionale, che poi le altre città vengono e ci copiano. Quindi guardare il futuro di Torino proprio in questa direzione, non chiusa nei suoi confini, che non guardi soltanto un rapporto con altre città italiane, che va benissimo, ma che guardi appunto a questa vocazione transfrontaliera. La mia priorità è la Porta Susa International, cioè il sistema della stazione ferroviaria internazionale di Torino, che diventa porta ideale, anche fisica, materiale, di Torino sull'Europa. Una mentalità sabauda. Identità e peculiarità di Torino, questa ricerca dell'identità della città. Credo che il policentrismo stia dando il taglio nuovo di visibilità, di sviluppo di Torino. È importante ridiscutere e ragionare in termini di nuova governance, nuova cultura metropolitana, fuori dai confini amministrativi. Ma si avvia più che mai a diventare una città di anziani. Nel giro di pochissimo un terzo della popolazione sarà oltre 60 anni. Torino qui domani. Io che vivo a metà, due settimane a Milano e due settimane a Torino, vi assicuro che l'idea che i milanesi hanno di Torino è cambiata da così a così nel giro di due anni. L'immagine della città è... Quindi secondo me l'immagine della città c'è e sta andando bene. Torino non un posto dove inizia e finisce il mondo, ma un passaggio di persone, di capitali, di esperienze, di cultura. Ambientale. Mobilità. Il problema della sostenibilità è venuto fuori in termini molto più corposi, che non trova semplice declinazione in questa nel piano. Cioè? La mobilità è una delle componenti della sostenibilità ambientale. No, la sostenibilità da un punto di vista di crescita diversa. Ci sarà ancora il petrolio a prezzo ragionevole nel 2020? Torino qui domani. Per il futuro immagino una maggiore fruibilità degli spazi data da una maggiore integrazione dei diversi tipi di trasporto per una maggiore accessibilità.
Torino qui domani. Adesso dovete andare vicino alla pannella e rapidamente portare... Whips of Sanjay, hey. Whips of Sanjay, hey. Whips of Sanjay, hey. A Google Christmas, Whips of Sanjay, hey. Torino qui domani. Vedo che il tema della giornata è i cittadini come risorsa attiva. La mia città del futuro vorrei più attenzione da parte degli utenti, quindi dei cittadini in generale, una maggiore sensibilizzazione alle pratiche urbane. Partecipazione implica una prima fase che è di comunicazione. Penso che la comunicazione abbia anche un aspetto di condivisione per i cittadini delle cose che succedono in città e della condivisione tra di loro delle possibili attività. Sentire la città propria, non come una cosa da altri. La partecipazione non può essere spontanea, deve essere per forza un progetto di partecipazione. Lo stesso fatto che siamo qua oggi, che è una forma di democrazia partecipativa, è un punto di forza della città. Direi apertura alle idee delle persone, perché io non sono più giovane e qualche volta incomincio già a temere che perché non sono più giovane non mi ascoltino più perché ci sono i giovani. Bravo. La partecipazione, anche quando c'è l'offerta, non c'è la domanda, e viceversa. Torino qui domani. Spazi pubblici intesi come luoghi di aggregazione, sociale, qualità ambientale. Si è molto parlato del fatto di usare gli spazi aperti pubblici come luoghi attraverso i quali costruire una integrazione sociale, culturale, etnica. Era un po' persa la cosa del negozio di prossimità, del negoziante con cui si parla, che sta lì sulla soglia, e quindi la qualità urbana secondo me è anche questo. Ho trovato molto positivo questo incontro, questo modo di lavorare, perché vengono fuori probabilmente delle idee che diversamente potrebbero essere nascoste. Poi la possibilità appunto di parlare di temi che non sono così operativi appunto come quelli su cui lavori quotidianamente. Ecco, pensare al futuro della città, insomma, mi sembra una cosa molto bella. Quello che questi workshop ci suggeriranno è ancora più prezioso proprio perché è in grado di arricchire i contenuti del piano strategico. Dobbiamo andare. Devo dire. Passano.